Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Kabir Bedi ha in totale 3 figli. I primi 2, Pooja e Siddharth, sono nati dal matrimonio con la prima moglie dell'attore, Pratima Bedi. Il terzogenito di Sandokan, invece, è nato dalle terze nozze dell'attore con Nikki Vijaykar, che nonostante la relazione sia giunta al capolinea nel giro di qualche mese, riuscì a dargli un erede, Adam, nato nel 1981. Dopo la nascita del suo ultimo figlio, Kabir, ha dovuto attraversare momenti difficili. E il 10 gennaio, per lui, è un giorno triste da ricordare, perché è il compleanno del figlio Siddharth, che ora non c'è più. Il giovane, suo secondogenito, era malato di schizofrenia e si è tolto la vita nel 1997, quando aveva 26 anni. Bedi ne parla nel suo libro. L'uomo ha tentato di salvare suo figlio e racconta: «Fu una cosa che mi diede tanto dolore. E io quel dolore dovetti condividerlo con altre persone». Poi ha raccontato un po' la vita del figlio, brillante studente all'Università di Pittsburgh. «Gli volevo un bene dell'anima, era un genio. Era laureato alla Carnegie University, all'alba dell'età informatica», ha spiegato l'attore. Nel salottino TV di Caterina Balivo, prima del suo ingresso al Grande Fratello, l'attore ha espresso tutto il suo dolore in merito a questa tristissima vicenda con le seguenti parole. «Non c'è dolore più grande per un genitore che perdere un figlio. Il momento più bello che ricordo è quando si è laureato. Dopo qualche mese, è cambiato. Prima abbiamo pensato alla depressione, poi ci siamo resi conto che era schizofrenia. Durante quegli episodi non era mio figlio, era un'altra persona. Tempo fa, era stato anche da Mara Venier, aveva raccontato che il figlio nei momenti di lucidità gli diceva: «Cosa faccio tutto il giorno? Televisione, cinema, libri, non hanno senso per me. Non sento il gusto del cibo, non mi interessa parlare con le persone». Kabir Bedi, però, non ha rimpianti. «So di aver fatto il possibile per salvarlo», ha dichiarato. «Ovviamente c'è un senso di colpa, pensi sempre che avresti potuto fare qualcosa di più. Ma con il senno di poi so di aver fatto del mio meglio. Alla fine ho accettato la sua decisione, indipendentemente da quanto sia stata dura per me». Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.